Edoardo, vi avevo detto a inizio puntata che ci è venuto a trovare un amico, Daniele Traverso, sicuramente lo conoscerete tutti, di quelli del country. È un piacere averti qui con noi perché io seguo da tantissimo il tuo gruppo su Facebook perché è davvero pieno di notizie, di informazioni, di cose davvero interessanti. Daniele, ciao, benvenuto. Buonasera a tutti gli amici di Country Live, grazie a Tiziana per l'invito e stasera vi parlerò un po' di me. Beh, Daniele, partiamo subito con la domanda di rito, direi. Da dove è nata la tua passione per questo mondo? Country inteso come musica c'è sempre stata, il country come ballo invece nasce circa 9 anni fa, quando ci siamo trasferiti da Milano a vivere a Legnano. Abbiamo iniziato a frequentare un corso di ballo, uno di questi balli era un ballo country, e siamo appassionati a quel punto e dall'anno successivo abbiamo iniziato a frequentare dei corsi specifici di country line dance. Ma questa passione del country è arrivata addirittura a portarti ad insegnare poi il ballo country? Sì, passione che mi ha portato ad insegnare, casualmente anche questo, perché non era nei miei obiettivi. C'è stata sempre la passione per il ballo, mi piace ballare, mi piace girare, conoscere, e casualmente ho iniziato anche ad insegnare. Mi hanno chiesto di fare delle prime lezioni, da allora, circa 4 anni fa, ho iniziato ad insegnare regolarmente. Tutt'oggi ho alcuni corsi in giro nell'Interland milanese e a Milano anche. Beh, devo dire che questo deve farti estremamente piacere perché probabilmente hai un modo di trasmettere quello che sai, così semplice, magari intuitivo, magari facile, che le persone intorno a te ti chiedono sempre di più. Ecco che è nata questa esigenza ed è bellissimo perché hai fatto questo cambio repentino davvero in brevissimo tempo. Ma quindi, Daniele, che mi riallaccio all'inizio che dicevi la musica la segui da sempre. Tu nella tua zona hai riscontrato da quando sei anche nel mondo del ballo country, che ci sia stata un'evoluzione sia a livello musicale che a livello di coreo? Hai visto dei cambiamenti in questi anni? Oppure diciamo così che c'è un filone che è inscalfibile negli anni? Sì, rispetto a quando ho iniziato, credo che ci sia molta più varietà adesso, sia come serate, come modi di ballare, come musiche scelte per le coreografie. Davvero stringato, Daniele. Volevo chiederti anche un'altra cosa che credo sia molto importante, il fatto che il country sia sui social. Tu hai aperto un gruppo che si chiama Quelli del Country, quindi anche un nome davvero simpatico, davvero accattivante, che devo dire ha un sacco di membri. Ma al di là delle iscrizioni o meno, volevo capire che utilità ha l'importanza di avere un canale, un punto di incontro sui social per quanto riguarda il mondo country. Come mai ti è venuta questa idea? Come è nata l'idea del gruppo? È nata come interscambio, perché allora eravamo alunni, andavamo a lezione anche noi, quindi ci scambiavamo opinioni e idee, locali dove andare a ballare il fine settimana con gli altri ragazzi del gruppo di ballo. Poi man mano si è evoluto, quindi ho deciso poi di aprirlo, non eravamo solamente noi del gruppo che andavamo a ballare, ho deciso di aprirlo a chi volesse, a chi aveva voglia di scambiare opinioni, di inserirsi nel gruppo, di farsi pubblicità anche volendo, perché no? E poi è servito anche a me per fare pubblicità a me e far vedere quello che faccio. Beh, devo dire che la tua idea ha avuto un grande successo, al di là che è un bellissimo gruppo, però effettivamente è anche molto bello sapere che è un punto di riferimento, perché magari chi ha voglia di andare a ballare e non è della zona, oppure non ha avuto tempo di confrontarsi con gli amici per poter sapere dove si ballerà quella sera, si collega a quelli del country e gli ha tutte le informazioni. Peraltro non passano soltanto gli eventi e le manifestazioni, ma passano anche i corsi di ballo, passano anche le nuove coreo, quindi
È davvero molto interessante vedere come il mondo country si è spostato anche sul web proprio a livello di scambio di informazioni. Quindi complimenti perché hai avuto un'ottima idea. Io ricordo a tutti voi che ci state guardando dalla TV che quando avete un po' di tempo, semplicemente col vostro cellulare, sulla pagina Facebook, quelli del country, potrete constatare che quello di cui abbiamo discusso ora è reale. Benissimo, io so Daniele che tu devi correre perché fra un corso e un altro non hai molto tempo, però ti ringrazio tantissimo che hai dedicato un po' del tuo tempo alla nostra trasmissione. Sicuramente ci sentiremo più avanti perché ho tantissime altre domande da farti. Un saluto a tutti gli amici di Country Live, grazie ancora Tiziana e ci vediamo sulle piste. Grazie di cuore Daniele per aver partecipato. In bocca al lupo a te e al tuo bellissimo blog, Quelli del Country.